Benvenuti al punto. Siamo pronti insieme ai nostri ospiti ad affrontare argomenti di attualità amministrativi, politici della regione Umbria e dell'Assemblea legislativa. In maniera particolare andiamo a conoscere allora gli ospiti. Andrea Smacchi del Partito Democratico, presidente della prima commissione consiliare. Salutiamo Valerio Mancini della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Buonasera a voi. Cominciamo con l'argomento di, di, di massima attualità, sul quale spesso intervenite, che riguarda le infrastrutture, riguarda la viabilità, riguarda i problemi che sono diciamo, emersi negli ultimi giorni anche con la chiusura del viadotto Puleto nella parte diciamo, non umbra dell'AI45, con eh, le gravi difficoltà che poi. Sono state conseguenti a questa situazione. C'è stata anche un'audizione nella settimana passata con i vertici di Anas, con l'ingegnere Celia in seconda commissione, richiesta tra l'altro proprio da Andrea Smacchi per la viabilità e le infrastrutture viarie nell'Alto Chiascio. Siccome entrambi i consiglieri arrivano. Eh, Smacchi da Gubbio, Mancini a Città di Casello, insomma, siete interessati a queste problematiche. Cominciamo da lei, Smacchi. Sì, è stata un'audizione che ha riguardato le infrastrutture in particolare dell'Alta Umbria. Per quanto riguarda la Pian d'Assino, buone notizie intanto. A marzo riprenderanno i lavori per quanto riguarda il tratto, Mocaiana, Bivio, eh, Pietralunga in località, in località Gubbio, verrà messa in sicurezza l'altro tratto. Quello che da Padule va eh, a Branca eh, allo stesso tempo ci hanno dato buone notizie per quanto riguarda il raddoppio della Perugiancona con riferimento alle gallerie e viadotti nella zona Casa Castalda-Valfabbrica. Poi si è parlato delle 45 e della chiusura momentanea eh, del viadotto Puleto. Si è parlato in quanto eh, tuttora. C'è eh, diciamo una, una sorta di approfondimento da parte dei consulenti del Tribunale di Arezzo che ha eh, disposto il sequestro di quel viadotto in quanto si ritiene non sicuro. I tecnici dell'ANAS hanno ribadito invece che si tratta di un viadotto sicuro, hanno presentato un progetto che riguarda la possibilità anche di percorrerlo eh, utilizzando in via catalativa dei limiti per quanto riguarda il traffico pesante. Ora eh, è all'oggetto dei tecnici del, del Tribunale questo progetto. È chiaro che eh, da un lato i ritardi e eh, diciamo il blocco dei cantieri sulla Perugiancona, dall'altro la problematica delle, delle 45 stanno comportando tutta una serie di problematiche importanti dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'isolamento della nostra Regione con riferimento sia alle Marche che all'Emilia Romagna. La nostra regione si sta impegnando con pressioni sia dalla Presidente sia da parte dell'assessore alle infrastrutture eh, quotidiane. Eh, C'è stato anche nella giornata di ieri un vertice eh, nelle marche eh, a Fabriano eh, sul tema delle infrastrutture. Speriamo che eh, nelle prossime ore ci siano notizie positive per tutti coloro che in qualche modo percorrono e per gli operatori economici della nostra regione. Mancini, anche lei spesso interviene su questo argomento. Poi Città di Casello diciamo, è direttamente interessata anche da questa chiusura del Viadotto Puleto. Tra l'altro ci sono gravissime difficoltà anche in una ipotetica viabilità alternativa per raggiungere quel territorio. Ma io sono dieci anni che intervengo sulle 45, lo feci unitamente all'allora consigliere regionale della Lega Cerignoni, c'è un articolo molto interessante sul resto del Carlino risalente al 2010, dove viene riportato l'esposto fatto dall'allora consigliere della Lega alla Procura di Forlì per gli infiniti lavori eh, sull'E45, specialmente nel tratto toscano-romagnolo. Quindi la Lega è su, quei, su questo tema da, eh, diciamo, da anni e lo sono anch'io ovviamente. Voglio ricordare che eh, tutto questo, anche nell'audizione che faceva riferimento il presidente Smacchi, non è comparsa la parola scuse. Perché chi è deputato alla gestione di una infrastruttura, secondo ovviamente le competenze per i tratti, i capi dipartimento dovrebbero e devono mantenere la manutenzione ordinaria e straordinaria. A me, come consigliere regionale, non è arrivata nessuna lettera da ANAS in cui si lamenta che non ci siano i fondi per fare questo. Non credo che al, al presidente Smacchi della prima commissione, ANAS Umbria o ANAS di altri. Diciamo di altri compartimenti, abbiano sollecitato più fondi, quindi vuol dire che i fondi c'erano e se i fondi ci sono, chi è deputato alla manutenzione di una strada la fa. È, è paradossale che questo paese vive con una ricaduta pesante nei confronti della politica, ovviamente chi ha governato fino adesso se la deve prendere. Parlo delle regioni di Umbria, Toscana e Marche e anche ovviamente del, del governo. Se ne devono prendere responsabilità, poi però c'è una parte di responsabilità che è fuori dall'ambito politico, cioè chi è deputato a fare il suo lavoro, cioè a mantenere le infrastrutture a cui viene dato mandato di gestione. Tant'è che io in aula, in consiglio regionale, lo rifaccio adesso anche qui da questa televisione: le associazioni di categoria di industriali, artigiani, agricoltori, chiunque, anche i libri cittadini, devono far causa ad ANAS, perché se non non mi garantisci la sicurezza perché tale è a oggi, a meno che non si voglia mettere Anas in discussione anche i periti del tribunale, a oggi abbiamo avuto una sospensione cautel ca cautelare Caudere, sì. del, del, della, della, della struttura per problemi di sicurezza. Ora il paradosso è, eh, i periti del tribunale dicono che per loro non è sicura, altrimenti il magistrato non avrebbe provveduto alla chiusura. Anas dice, no, no, per me è sicura, però eh, ci dobbiamo passare con i carichi meno pesanti, va bene, anche questa è una votazione, ma fino adesso se non c'era il Tribunale chi lo diceva questa cosa? A me questo fa un po' anche pensiero, perché eh, nel dubbio io non passerei sopra quel cavalcavia. L'altra cosa grave, eh, e concludo, che eh, sapendo di queste criticità, le regioni di Umbria, Marche e, e, eh, pardon, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna non hanno mai valutato... Il mantenimento delle reti statali alternative, in particolar modo la strada statale 73 bis che da San Giustino arriva ovviamente nelle marche è stata chiusa in 5 anni, 4 per una frana e anche quella di manutenzione obbligo ad Anas, la strada Trebis che entra in Toscana la regione Anas l'ha ceduta di fatto eh, pardon, la regione l'ha ceduta a un piccolo comune quindi non solo non abbiamo questa strada ma non si è mantenuto neanche le vie alternative e questo qualcuno la responsabilità ce l'ha, non certo i cittadini Allora, Sicuramente le infrastrutture viarie e le infrastrutture in genere intervengono in maniera significativa sull'economia di una regione noi spostiamo questo discorso, smacchi anche a livello più ampio a livello di territorio regionale, no? Poi perché, anche perché l'AE45 ha delle criticità, anche in Altra parliamo della superstrada più lunga d'Italia, eh, l'AE45, per cui anche in altri tratti diciamo, ha delle eh, oggettive criticità. È una priorità assoluta questa? Quella delle infrastrutture è una priorità assoluta per due motivi. Il primo, perché eh, permette a chiunque eh, transita nella nostra regione di transitarvi in sicurezza e il fatto che il precedente governo aveva stanziato un miliardo e mezzo di euro per le manutenzioni straordinarie, la messa in sicurezza delle 45 ne è eh, una riprova. Poi per quanto riguarda invece lo sviluppo economico e la possibilità di attrarre investitori che una regione ha, vede proprio oggi sono usciti dei dati importantissimi per la nostra regione che dicono che la regione Umbria è la prima regione in Italia per aumento dell'export in tre settori in particolare: il settore del tessile, il, te il settore del mobile e il settore dell'olio. Bene, il settore del mobile è proprio nell'Alto Tevere. Che è il settore che, in qualche modo, dal punto di vista anche del distretto, sta pagando più di tutti la chiusura del viadotto eh, Puleto nelle 45. Quindi vede, questi segnali importanti di ripresa economica possono essere con poco in qualche modo eh, messi da parte e ignorati da parte di chi eh, vuole investire nella nostra regione e anche quindi dal punto di vista proprio di una ripresa del, dello sviluppo economico da problematiche come quelle delle infrastrutture. Chiaramente le infrastrutture Mancini sono collegabili anche diciamo, all'altra situazione che è quella dei trasporti no? e quindi qui ci ricolleghiamo all'aeroporto, ci ricolleghiamo all'alta velocità, alla, alla ferrovia. Le strade ne abbiamo parlato e chiaramente quindi parliamo di un discorso molto più generale. Altro argomento sul quale lei spesso interviene. Ma intanto una puntualizzazione. Qualche anno fa nel 2015 c'erano delle forze politiche che immaginavano la lei 45 in autostrada e la Lega diceva, tutte le forze politiche, la Lega diceva no alla 45 in autostrada, sia una strada corretta e tenuta bene. E questo è il punto principale in perché c'erano altre forze insomma in questa vabbè ricordo, però, cioè la le, le più grandi io nell'alta valle del tevere la lega eh, nella mia persona ovviamente tutti no, i la miei colleghi e 45 autostrada io mi riferisco mm -hmm. appunto e 45 autostrada no si sì, ha una e 45 tenuta in ordine e ma mantenuta bene questo è l'obiettivo poi eh, abbiamo perso anche un treno che l'FCU 130 anni di storia eh, della Pidati di fatto adesso siamo in attesa che rete ferrovie italiana si prenda in gestione Terni, Perugia, Perugia Terni e che comunque si riapra a una velocità dignitosa il tratto, iniziando da San Sepolco adesso chiuso, fino a Città di Castello, ma soprattutto Città di Castello, Ponte San Giovanni. Adesso sappiamo benissimo che ci vuole oltre due ore per i limiti famosi eh, dei 50 km all'ora, per, eh, perché non c'è un'impiantistica di sicurezza corrispondente all'agenzia. Nazionale per la sicurezza ferroviaria. Cioè, questo tema dimostra ancora una volta che non è una disgrazia casuale, è un sistema che non va bene e, in questo caso, anche qui c'è stato messo 45 milioni di euro. Di, di investimenti in passato, però, tutti questi non hanno, non hanno garantito il mantenimento del servizio. Beh, siamo tutti in attesa di capire chi sono le responsabilità, di sicuro, non dei pendolari che sono costretti a prendere la macchina perché con due ore non è normale venire a Perugia e altrettanto per tornarci. Poi c'è il tema della viabilità ordinaria: sappiamo benissimo, la Lega lo ha fatto. In tante interrogazioni i in, eh, cittadini umbri spendono 117 milioni all'anno di tasse automobilistiche o tasse di possesso perché oggi è tale e in manutenzione per le strade ordinarie ce ne finisce poco più di 5,5. Anche questo è un altro sistema che dimostra che quando l'economia è positiva, tenta di rialzare la testa, poi c'è qualcuno che taglia le gambe. E qui mi permetto che la responsabilità su questo aspetto è tutta in capo l'amministrazione della Giunta Marini di adesso e di quella precedente. Smecchi, parliamo di aeroporto anche perché spesso anche la maggioranza insomma, interviene sull'argomento eh, chiedendo delucidazioni soprattutto alla gestione. La Regione è presente attraverso Sviluppo Umbria e la società eh, Sase. Eh, C'è in procinto un'audizione in commissione con i vertici appunto della società che gestisce lo scalo Umbro. Qual è la situazione, Smacchi? La situazione è che si può fare di più rispetto a, a quelli che sono i numeri, parliamo di circa 250.000 passeggeri, ma soprattutto rispetto a quelli che possono essere i voli a disposizione degli Umbri e a disposizione di chi può venire in Umbria. Abbiamo passato tutta una serie di vicissitudini, voli iniziati, poi tolti, cose che non fanno bene né all'aeroporto né alla nostra regione. Ora c'è questa opportunità di portare in Umbria, presso l'aeroporto, una scuola di volo, sono necessari investimenti importanti, credo che quello sia un settore, un filone fondamentale, ma per il rilancio dell'aeroporto fondamentale saranno avere la possibilità di andare su Milano, avere la possibilità di andare nelle maggiori capitali d'Europa, avere la possibilità di portare turisti in Umbria e su questo probabilmente dovremo fare ulteriori investimenti. In questo momento il consiglio d'amministrazione ha lavorato bene, soprattutto per ripianare i conti dell'aeroporto. Ora bisogna fare un salto di qualità, come io dico da, da tanto, attraverso un partner privato perché ormai siamo appetibili, ormai abbiamo i conti a posto, abbiamo un'infrastruttura all'avanguardia. Ora serve un partner privato per aumentare le eh, rotte e per aumentare quindi i passeggeri. Abbiamo tutto, ora serve questo ulteriore passaggio e lo dobbiamo incentivare anche attraverso la nostra partecipazione come regione attraverso Sviluppo Umbria. Mancini? Il eh, consigliere Sbacchi dimentica che è passato un atto del consigliere eh, Lionelli che di fatto sconfessiona Sase la, quindi tutta la presidenza e tutto ovviamente il Consiglio di Amministrazione. Quindi e, allora è un paradosso, ho una forza politica che dice in aula che quella gestione non, non va bene, O il consigliere Smacchi che, che mi dice che i conti sono stati ripianati, vuol dire che qualcosa non torna. La responsabilità della, del funzionamento non positivo del nostro porto è in capo a Sviluppo Umbria che è il principale azionista, Sviluppo Umbria vuol dire regione Umbria, di conseguenza tale è la responsabilità. Eh, il nostro aeroporto ha bisogno, questo hanno sempre detto i vertici di SASE, hanno bisogno di una programmazione eh, finanziaria pluriennale, cioè far conto su risorse certe che ogni anno possano essere messe con certezza davanti a, a accordi commerciali con importanti operatori. Invece si lavora con estemporaneità, abbiamo avuto i casi di fly volare e fly market che eh, hanno chiaramente determinato contenziosi e perdite anche di risorse e di opportunità, questo è quello che è successo a SASE. Poi, se ci mettiamo che in importanti eventi turistici come la Fiera di Rimini, di qualche, mi pare due anni fa, eh, davanti a 50 operatori del, del settore del turismo, nella brochure eh, che viene data a tali operatori, viene messa per sbaglio la foto di un comune toscano, San Quirico d'Orcia, la dice tutta sulla strategia industriale che questa regione sta mettendo in campo per quanto riguarda il turismo, cioè completamente sbagliata e fallimentare. Poi ci sono le iniziative dei privati e grazie a Dio i nostri santi che ci aiutano anche in termini di, di turismo, ma non è questa la strategia industriale. Concludo con i numeri, eh, nei, nei telegiornali nazionali si fa parte, si, adesso si parla dell'aeroporto di Peretola e che vogliono allungare la pista, e farne una nuova, 2,4 km, la nostra ce l'ha già, quindi il nostro aeroporto di, eh, di San Francesco d'Assisi in termini tecnici e tecnologici è molto meglio di quello di Firenze, lì ci sono 2 milioni di passeggeri, qua 200 mila, qualcosa non torna. Ah, lei parlava di questa foto, <coughs> mi è venuto in mente che Smacchi ha scoperto una cosa della Lega Rie, che ha messo la foto sì, dell'Umbria sì, vuole dire qualcosa a Smacchi? Ma eh, la, la no, è, saldita, cioè, ma è simpatico. Problemi, sono simpatico. Ma, entriamo in un altro argomento ma, ma, Ha parlato ma, con i suoi colleghi eh, di Rieti. Eh, non li conosco, però sarebbe bello riaverli in Umbria perché. Eh, a è sempre stato tolto qualcosa. Quindi lo vedi come il legame a questa Ma non fa perché ricerca. no, è sempre stato a quella zona anche a livello di rapporti. Io frequento un po' meno la zona di Terni perché è la, venendo dalla parte alta dell'Umbria, però è bello che in quei territori sono legami parentali antichi, legami economici e, e quindi eh, magari perché no, in futuro riprenderci la provincia di Rieti, perché ma che no? come l'ha scoperto? <ride> ma no, no, non è che l'abbia scoperto meno. Eh, nel momento in cui ho visto che fra i simboli della Lega c'era il simbolo eh, Arieti eh, con la Regione Umbria, eh, pensavo che ci fosse nel programma della Lega l'annessione della Regione Umbria eh, Beh, presso la esprisa, provincia, cini, eh, presso la provincia di espriso, Rieti. E i commenti che eh, rispetto al comunicato che ho fatto sono stati in qualche modo messi. Eh, dicevano proprio questo: piano piano annetteremo la regione Umbria. Preparatevi. No, no, no. È Rieti che annette la regione Umbria. Quindi, ecco, io credo che eh, se non fosse una cosa insomma comica, però è reale, quindi comica per modo di dire, credo che dovremmo in qualche modo indignarci perché, insomma, la nostra identità, la nostra storia, eccetera, eccetera, in questa fase. Non dovrebbe essere confusa con degli apprendisti della politica che fanno dei simboli in base anche a come si svegliano ma, la mattina. Ma mi, mi riferisco ma, alle macro regioni, chiaramente se le è ambientate la, la provincia. provincia. No, le mi macro regioni se sono <ride> chiaramente quando ne parlava nel 1970 eh, per la prima volta il governatore della eh, del, il primo governatore dell'Emilia Romagna. Mi pare che si chiamasse Guido Fanti. vado Vada memoria: parlava di macro regioni tra tirando fuori l'articolo eh, in un importante documento della Fondazione Agnelli, parlava di macro-regioni condivise, mi permetto questa cosa importante, da interessi economici, naturalistici e soprattutto richiamando aspetti culturali e anche ovviamente riconnesse alla morfologia del territorio. Non è così, poi il problema è eh, che invece i, um, le macro-regioni che immaginava qualcuno della sinistra prevedevano l'estinzione dell'Umbria. Perché all'Umbria già gli me ne è stato tolto un sacco di potenzialità che sono andate a finire Rancone, a compreso forse anche la strategia di far chiudere il nostro aeroporto. Le quindi lo faccio, <ride> faccio una dichiarazione. Il consigliere Smacchi, stia tranquillo che se la Lega va a, questa, a comandare questa regione non ci annette nessuno. Stia pure tranquillo. Senti tranquillo, quindi Smacchi dopo. No, a me mi preoccupa l'approssimazione, l'inadeguatezza di chi come Arieti eh, rappresenta la Lega. Vabbè. Eh, Beh, quello lo dice lei che sono inadeguati. Perché... un argomento Mancini, che sarebbe da approfondire, non abbiamo tempo, quello delle macro-regioni, che è sempre attuale e sul quale bisognerebbe dedicare adesso seriamente qualche minuto. Eh, lo faremo nella prossima trasmissione. Volevo invece andare da smacchi eh, perché siamo entrati nell'ultimo anno di legislatura. Eh, si potrà nella primavera del 2020 per il rinnovo oh, della, de, de, del Consiglio regionale, dell'Assemblea legislativa e quindi per la presidenza della Regione Umbria. Ecco, lei è presidente della prima commissione, quindi ha come dire, eh, un osservatorio privilegiato no, su quello che accade, eh, quello che è accaduto e quello che si farà in quest'anno. Qual è il suo giudizio? Rispetto al mandato o rispetto, Ma rispetto alla rispetto insomma alla actuale. legislatura, a una situazione generale di quello che, che allora, è stato. intanto, come dicevo prima, una legislatura complicata perché siamo ormai al decimo anno di crisi a livello nazionale. I dati che in qualche modo prima eh, commentavo ci danno un po' di ottimismo rispetto ad una ripresa, in particolare in alcuni settori, in particolare rispetto alla competitività delle nostre aziende che eh, esportano eh, fuori Italia. Le preoccupazioni derivano da una, intanto, ricostruzione che ancora è troppo lenta rispetto alle problematiche e alle esigenze delle nostre comunità colpite dal terremoto del 2016. Questa è stata la legislatura del terremoto, vorrei sottolineare. E le preoccupazioni riguardano sia le problematiche infrastrutturali che rallentano la ripresa dello sviluppo economico, sia le problematiche complessive che stiamo in tutti i modi cercando di superare attraverso strumenti e la programmazione comunitaria. Mi riferisco al lavoro, mi riferisco alle opportunità, al fine di far sì che i nostri ragazzi possano trovare lavoro qui, costruire la loro vita qui, costruire la loro famiglia qui. Questo è quello che stiamo facendo, questo probabilmente sarà quello che in questo ultimo anno cercheremo di tradurre e realizzare, quindi tutti gli strumenti che abbiamo cercato di eh, prevedere, tutte le risorse che abbiamo in qualche modo ottenuto, adesso si dovranno tradurre in risultati concreti. Mancini, eh, chiaramente il suo giudizio, chiedo anche a lei il giudizio sulla legislatura, no? Giunti... È negativo, eh. siamo ai tempi supplementari, la partita... Eh, il, chi governa la, la Giunta Marini poteva vincerla nel primo tempo, che erano i primi cinque anni, e nel secondo tempo, che sono i, i quattro anni che sono ormai trascorsi, quindi ormai quest'ultimo anno sono i tempi supplementari. È difficile recuperare ciò che non si è fatto in dieci anni. Abbiamo sul tavolo importanti questioni, e inizio da quella occupazionale, l'ha detto. Il consigliere Smacchi sono i dati che pongono questa regione in termini di crescita di pila al ventesimo posto su 20 regioni, quindi ultimi. Poi abbiamo un problema dei giovani: eh, lo abbiamo appreso chiaramente in mille occasioni. Questa è la regione che ha accolto un sacco di immigrazione che non dovrebbe essere qui, spendendo mediamente 50 milioni di euro all'anno solo di risorse interne, non sto parlando ovviamente di risorse che arrivano dal Ministero, che quelli sono tanti altri soldini, mentre invece migliaia e migliaia e migliaia di giovani sono andati a cercare lavoro all'estero, giovani molto scolarizzati, da, preparati molto bene dai nostri istituti superiori e dalle due università, opportunità che vanno a dare lavoro agli altri paesi e qui invece ci preoccupiamo di accogliere chi non ha diritto di starci, questo è un tema molto importante. La questione rifiuti. Sul tavolo c'è, eh, l'avete visto negli ultimi giorni, la battaglia fra i vari atti. Il piano regionale dei rifiuti, che è un piano importantissimo perché garantisce la decenza, la pulizia eh, e il mantenimento eh, delle nostre discariche e ovviamente di tutte quelle che sono le città in ordine, è scaduto da ben 5 anni. 5 anni è scaduto, stiamo prorogando in emergenza, stiamo lottando fra discariche e atti e questo è un altro tema che ci lo troveremo. All'indomani quando ci sarà una nuova eh, giunta, e il tema delle infrastrutture l'abbiamo ben capito: è stata ormai terminata l'alta Tavale del Tevere una piastra logistica che di fatto non è collegata a nulla né a un treno né a questo punto neanche a una superstrada. Qualcosa di positivo c'è, che è il tessuto produttivo fatto dagli umbri che, con sacrificio nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, tengono duro malgrado una crisi che l'indomani del famoso decreto salvitale che di fatto, voluto da Monti, che di fatto ha distrutto improvvisamente una nazione, resiste. Su questo chi andrà a governare eh, dopo il 2020, spero anche prima, la regione Umbria, dovrà fare i conti, cioè rimettere fiducia nel tessuto produttivo e negli investitori che oggi, anche in campo agricolo, stanno ricevendo con i ritardi di pagamenti già martellate nei denti. Allora andiamo alla conclusione, secondo gli ultimi dati l'Italia dovrebbe entrare in recessione tecnica, a un periodo sicuramente non estremamente positivo, potrà avere ricadute sul, sulle regioni questa, questa situazione, smacchi? Ma sono le politiche governative che hanno sempre ricadute sulle regioni, perché poi insomma, è facile come fa il consigliere Mancini, continuare insomma, a fare propaganda come se non si governasse il Paese. Invece governare in un momento come questo è complicato, bisogna fare delle scelte. È inutile poi nascondersi dietro un dito, parlare sempre di emigrazione o di immigrazione, cosa che nella nostra regione è stata sempre gestita al meglio cercando di venire incontro alle problematiche delle persone che ne avevano diritto e allo stesso tempo cercando di evitare tutto tutto quello che eh, invece si girava intorno che eh, in qualche modo inquinava le cose buone che, che facevamo. Ma detto questo, noi in questo momento abbiamo, è vero, un, un tessuto economico in sofferenza, ma abbiamo anche delle eccellenze che stanno cavalcando e stanno volando anche eh, dal punto di vista eh, dei fatturati, dal punto di vista delle, eh, delle risorse di personale che hanno eh, assunto e che stanno impiegando. E poi vorrei eh, terminare eh, dicendo guardi che eh, quello che noi stiamo facendo a livello di gestione ambientale, quello che noi stiamo facendo a livello di tenuta del sistema sociale, non c'è eh, in nessun'altra regione, questo non lo si dice mai, ma i servizi che garantiamo, sia dal punto di vista sociosanitario, sia dal punto di vista socio-educativo, eh, fanno sì che la nostra regione è sempre ai primi tre posti. Nel panorama nazionale, quindi come dicevo, è facile criticare. Vorrei vedere eh, che alternative vengono proposte a questo modello. Mancini: Facile criticare, non è che io basto che la gente legge i giornali, liste d'attesa chilometriche. E in aula l'abbiamo detto mille volte. In particolar modo, l'ho rivendicato: concorsi eh, da dirigenti amministrativi per 25 posti, i cui costo mediamente da dirigente sappiamo essere intorno agli 80-100.000 euro all'anno, ne avevamo ridotto il numero delle ASL, quindi riduciamo il numero dei dirigenti, invece dobbiamo ancora aumentarne. Eh, il tema dell'immigrazione, eh, la Lega non ha, fatto, non ha parlamentari che hanno fatto lo sciopero eh, per lo Iusoli come ha fatto l'onorevole Verini, cioè che voleva dare la cittadinanza a chiunque sbarca domani. E di sicuro, grazie a Dio, non abbiamo un porto, perché sennò da questa regione avevamo tutti i consiglieri di sinistra che salivano nella, nella 18 o nella, nella Sea-Watch per scendere e far scendere chi di fatto arriva senza diritto di arrivare. Perché poi beh, questa solidarietà la deve esprimere sempre l'Italia. Poi abbiamo il paradosso che è una forza politica come il PD che dice che la colpa è dell'Italia e di Salvini, quando abbiamo una barca, una nave di fatto, non si capisce che roba è perché anche la forma è strana. E se con bandiera olandese di proprietà di un'NG tedesca, quindi le barzellette di una volta dove l'italiano vinceva all'incontrario, di conseguenza c'è nella politica uh, di questo governo c'è un'attenzione ai piccoli comuni, lo riportava il Corriere dell'Umbria, 4,8 milioni di euro per i 72 piccoli comuni dell'Umbria spendibili entro il mese di maggio, fatti concreti veloci. Allora siamo alla conclusione, <coughs> come vedete abbiamo 30 secondi, quanto durerà questo governo Mancini? Ma eh, le tensioni ci sono, perché ci sono uh, su alcuni elementi delle dicotomie, eh, abbiamo visto quello della TAV. Di sicuro la posizione. Eh. Ma sicuramente sì, l'ho fatto in, 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 in Un paese moderno non può rinunciare a infrastrutture, l'ho detto in aula e ribadisco qui: c'è da costruire e fare cose fatte per bene si fanno. E vorrei anche vedere finite quelle che ci sono: la galleria dei Wins, vent'anni che lì, il traforo del Cornello, nel comune di Nocera Ombra. Abbiamo una montagna bucata a metà. Non l'ha fatto sicuramente quel buco la Lega, l'ha fatto qualcun altro. il governo... <coughs> Di, no, di un legislatura, oppure... È un governo che non ha senso, ma se ne stanno rendendo conto gli italiani, c'è un paese completamente bloccato, non si smuove un euro per un'opera pubblica e questo che ricadrà sulle tasche degli italiani sarà un boomerang che presto gli italiani si accorgeranno. Allora abbiamo finito da qualche secondo, io ringrazio gli ospiti, è stata grazie una trasmissione abbastanza ritmata e viva, grazie. Evviva eh, eh nel senso, no eh viva, eh viva nel senso di eh, come dire eh, dinamicità. Gli altri, gli altri diciamo sono molto più pacati e, eh, Ce ne faremo una ragione. Poi avrete qualche punto d'ascolto in più. Grazie ad Andrea Smacchi del Partito Democratico, Presidente della Prima Commissione, a Valerio Mancini della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a voi.